Ok, buongiorno a tutti, ciao a tutti. Io sono Chiara Giuvento, lui è Stefano Chalot e lei è Denise Grappin. E se svolgiamo la nostra attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino. Rimane tagliato. Scusate su una, vabbè. Sì, dobbiamo fare da qua, penso, no? Scusate, no, sulla vista, no? Anche siccome su vista devi o metti a fianco forse, no, 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 vabbè, però almeno così si vede. No, perché se ci sono... roba sopra, secondo me sparisce. Ok, va bene. Scusate. Andato. Appunto, svolgiamo la nostra attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino e insegniamo in diversi corsi del percorso di laurea triennale in matematica per l'ingegneria e della laurea magistrale in ingegneria matematica. Oggi volevamo un po' parlare con voi di come la matematica possa essere utilizzata per andare a descrivere alcuni fenomeni della vita di tutti i giorni, quindi i fenomeni che ci circondano, al fine di comprenderli meglio, scusi, al fine di comprenderli meglio e di poter anche andare a prevedere la loro evoluzione nel futuro. E nel fare questo vogliamo un po' raccontarvi quello che facciamo noi come attività di ricerca. Ok, partiamo proprio dalle basi. Che cos'è un modello matematico? Anche se il nome già dice che cosa dobbiamo fare. Un modello matematico è una descrizione in termini matematici, cioè attraverso delle funzioni, delle equazioni, delle formule matematiche, degli algoritmi di un qualsiasi fenomeno reale. Quindi i modelli matematici vanno a stabilire delle relazioni matematiche tra le quantità che caratterizzano un fenomeno. Una simulazione invece è la risoluzione con delle opportune tecniche di calcolo numerico del nostro modello matematico. Infatti, quando andate a scrivere dei modelli matematici, in alcuni casi riuscite a trovare delle espressioni analitiche in forma chiusa, quindi riuscite carta e penna a trovare la soluzione del vostro problema. Questo però succede solamente in casi molto fortunati o quando i modelli sono molto semplici. Nella maggior parte delle applicazioni è difficile trovare delle soluzioni carta e penna, su carta di quello che è il vostro processo. Quindi quello che bisogna fare è andare a risolvere il vostro modello utilizzando un computer. In questo senso, quindi la vita reale viene descritta attraverso la matematica e per mezzo di tecniche numeriche e di processi informatici si arriva effettivamente ad avere una simulazione del nostro processo. Ok. Un modello matematico necessariamente deve fare delle semplificazioni, soprattutto quando ci troviamo a dover descrivere dei fenomeni molto complessi. E la cosa fondamentale da fare è cercare di preservare il livello di dettaglio che ci serve, quindi andare a descrivere tutti i fenomeni che ci interessano, mantenendo però il modello semplice e gestibile. In questo senso qua ho riportato una vignetta di una barzelletta, di una freddura che forse conoscete già. C'era un contadino che era preoccupato perché le mucche non producevano abbastanza latte. Allora si rivolge a un matematico, forse del Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino, chi lo sa, per chiedergli come incrementare la produzione di latte delle sue mucche. E questo matematico accetta la sfida
dopo una settimana torna dal contadino dicendo: ecco, ho la soluzione al tuo problema, ho dimostrato che le tue mucche possono produrre il 300% di latte in più. Il contadino ovviamente è felicissimo perché ha risolto il suo problema. Allora prende il foglio dove era scritta la soluzione del problema, lo apre e trova, assumiamo, una mucca sferica di densità uniforme nel vuoto. Questo perché, e quindi ovviamente, cioè è vero, aveva trovato la soluzione al problema, ma partendo da delle ipotesi che non erano realistiche, non erano poi applicabili nella realtà. Ecco, un ingegnere matematico questo deve averlo ben presente. A volte le dimostrazioni, i modelli funzionano su carta, ma e possono andare bene dal punto di vista matematico, ma bisogna poi sempre tenere in mente che vogliamo applicarli per descrivere un qualcosa di reale. Quindi un ingegnere matematico deve sempre avere presente quelle che sono le ipotesi dalle quali ha derivato il suo modello e cercare di capire se queste possono essere delle ipotesi effettivamente fattibili all'interno di quello che è il contesto reale. Quindi l'idea dei modelli matematici è appunto quella di partire dall'osservazione di quello che ci circonda, andare ad identificare quelle che sono le variabili del nostro problema, le variabili indipendenti che possono essere ad esempio lo spazio, il tempo, le variabili dipendenti che sono poi le incognite del nostro problema, quello che vogliamo andare a descrivere, i vari parametri. Poi si va a scrivere il modello matematico e si può fare una prima fase di analisi qualitativa, ossia cercare di capire come si comportano le nostre equazioni. Come detto già prima, appunto, non sempre si riescono a risolvere le equazioni e quindi bisogna poi passare alla fase di simulazione al calcolatore. In genere si fanno sempre prima delle simulazioni di casi noti per poter validare il modello che abbiamo testato, per poter capire se effettivamente le assunzioni che abbiamo utilizzato e il modello che abbiamo scritto possono andare a rappresentare quello che osserviamo. Beh, se passiamo questa fase di validazione, il nostro modello effettivamente può dare delle risposte e può essere utilizzato anche per prevedere l'andamento del fenomeno in un contesto non noto. Quindi può servirci per prevedere il futuro. Se invece il modello non passa la prima fase di validazione, beh, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo magari riosservare il nostro fenomeno, capire cosa abbiamo tralasciato, capire effettivamente se ci sono altri modelli più adatti per descrivere il fenomeno che stiamo considerando. Quindi questo si va a costruire proprio un ciclo, ok? Non è un processo a senso unico, ma è un ciclo modellistico. Bene, dove si usano i modelli matematici? I modelli matematici, senza troppa presunzione, si usano ovunque. Si usano nella biomedicina, nella farmacologia, nell'aerospazio per andare a descrivere il moto dei fluidi, nell'ingegneria del vento, nella geologia, nella meccanica, oppure anche ad esempio per descrivere l'andamento delle epidemie. Adesso che c'è stato lo scoppio dell'epidemia da Covid, effettivamente i modelli matematici sono stati molto utilizzati per fare delle previsioni su quello che era l'andamento dell'epidemia. Sono inoltre molto utilizzati anche in finanza, per capire gli andamenti del mercato. Sono utilizzati ad esempio per descrivere come si muovono pedoni e macchine, per capire il traffico nelle città e anche nello sport. Quindi da questo punto di vista l'ingegnere matematico può veramente applicare le sue conoscenze in diversi contesti e il contesto che è per voi di maggiore interesse lo si può scoprire anche strada facendo, in base alle applicazioni che vengono presentate. Qua se mai decideste di fare ingegneria matematica, sappiate che vedrete diverse applicazioni e quindi sarete voi stessi poi a decidere qual è quella che è di vostro interesse che volete approfondire. Io in particolare mi occupo di modelli matematici applicati alla biologia. Mi ha sempre appassionato il mondo della biologia, della medicina, ma non volevo fare il medico, mi piaceva molto la matematica.
E quindi ho deciso di combinare le due cose andando proprio a studiare i modelli matematici che possono essere utilizzati per descrivere il comportamento di alcuni sistemi biologici. Modelli matematici per i sistemi biologici in medicina ce n'è veramente tantissimi, non basterebbero 2 giorni di lezione full time senza dormire per parlare di tutto. Perché ci sono, per ogni sistema esistono modelli diversi, ognuno che va a descrivere qualche caratteristica. E si possono fare anche modelli alle diverse scale, vedete qua ci sono rappresentate le varie scale del corpo umano, a partire dal DNA, RNA, le proteine, gli organelli all'interno delle cellule, le cellule stesse, i tessuti, gli organi, fino ad arrivare al corpo umano. Per ognuno di questi sistemi è possibile andare a costruire dei modelli matematici che si occupino di aspetti specifici. Io nel particolare faccio modelli matematici alla scala cellulare, tessutale e dell'organo. Non faccio modelli matematici alle scale inferiori, almeno per adesso. Che poi nella vita uno impara sempre cose nuove e si appassiona sempre ad ambiti nuovi. E in particolare il mio ambito principale di ricerca è andare a studiare come crescono le masse tumorali all'interno del corpo, con l'intento di poter capire come questi tumori evolvono nel tempo, prevedere quali terapie possano essere più efficaci e quindi dare anche ai medici una possibilità di quantificare tramite un qualcosa che è misurabile effettivamente come evolveranno determinate terapie e come evolverà il tumore all'interno di un determinato paziente. Qua nello specifico ho presentato un lavoro che stiamo facendo adesso sull'evoluzione dei tumori all'interno del cervello, però quello che vediamo può essere applicato anche ad altri contesti, ovviamente con le opportune modifiche. Quindi quello che si fa è si parte dai dati medici, cioè si osserva quello che effettivamente è il dato medico, che in questo caso sono in genere delle immagini di risonanza magnetica, dalle quali è possibile andare a identificare la morfologia del cervello, i diversi tessuti all'interno del cervello, dove è localizzato il tumore, ed è anche possibile avere accesso a tutta una serie di parametri che sono utili per andare a costruire il nostro modello, in particolare come diffondono i nutrienti e l'acqua all'interno della nostra struttura e quali sono le direzioni preferenziali di moto delle cellule. A questo punto si passa alla fase di scrittura del modello, e anche qui ovviamente esistono modelli diversi che possono andare a descrivere questo fenomeno. E infine si passa alla fase di simulazione. Questo è per darvi un'idea appunto dei dati dai quali si parte, sono proprio dei dati medici che vanno in qualche misura trattati, e già sulla trattazione dei dati medici, anche qua si apre tutto un filone di modelli matematici che si occupa della trattazione delle immagini. In particolare per andare a identificare in maniera automatica le diverse regioni dello spazio. Quindi qua sono stati identificati diversi tessuti e la massa tumorale. Poi da queste immagini è possibile andare a ricostruire appunto la superficie del nostro cervello e si va a creare quella che è una griglia, che va a dividere il nostro dominio in tanti piccoli elementi sui quali è possibile andare a risolvere il nostro problema da un punto di vista poi numerico computazionale. Queste sono le equazioni del modello, non mi dilungo troppo, non sono qua per spiegarveli, semplicemente per dirvi c'è effettivamente della matematica, ci sono delle equazioni da risolvere. Che sono in questo caso il modello è un modello meccanico, quindi tiene in considerazione dei bilanci di massa, quindi ci dice che effettivamente la massa si deve conservare al di là dei fenomeni di crescita che avvengono all'interno del tumore, e poi delle equazioni di bilancio delle forze.
e di diffusione dei nostri nutrienti. Quindi qui ci sono delle equazioni che in qualche misura vanno risolte, e sul come vadano risolte non mi dilungo, perché è un processo complesso che richiede tempo, ma che si impara. E quindi una volta approcciato questo, si possono approcciare queste equazioni con delle opportune tecniche matematiche, quindi no, non sarò molto esplicita su cosa avviene in questi passaggi, ma il risultato finale è appunto la previsione dell'evoluzione di quella che è la frazione volumica delle cellule tumorali, delle cellule in generale. E qua vedete dove è la zona rossa e dove è localizzato il tumore, e questo pian pianino diventa sempre più rosso, sempre più rosso vuol dire che stanno aumentando le cellule tumorali che proliferano in quella zona, e si sta anche espandendo, deformando la zona attorno, fino ad allungarsi un po' nella direzione in cui ci sono i fasci di fibre nervose. E contestualmente viene anche risolta l'equazione per i nutrienti, qua rosso dove abbiamo molti nutrienti e in blu dove questi vengono consumati dalle cellule tumorali, che hanno necessità di un alto quantitativo di nutrienti in quanto proliferano di più delle cellule sane. E poi il modello ovviamente può essere ulteriormente migliorato andando a descrivere anche la deformazione dei tessuti circostanti. Qua in particolare stiamo lavorando per andare a descrivere quella che è la deformazione di queste strutture che ci sono all'interno del cervello, i ventricoli. Ah, sì, no, si vede il puntatore, sì. Perché uno dei dati medici interessanti che si riesce a vedere facilmente dalle immagini mediche è proprio la deformazione di queste zone, che quando vi è una massa tumorale nelle vicinanze riesce a comprimerle. Quindi tramite il modello matematico si vuole andare a rappresentare proprio la compressione di queste zone. Sta andando avanti? Ah, ok. Ah, come se fosse fermato. Dovrebbe comprimerlo un po' di più. Ah, qua, ecco, qua è già arrivato a comprimere un po' di più la nostra zona dei ventricoli. Ovviamente... nel derivare questo modello sono state fatte diverse assunzioni. In particolare, una delle assunzioni non molto realistiche che è stata fatta riguarda l'equazione per i nutrienti, che presuppone che vi siano dei vasi uniformemente distribuiti all'interno del cervello, e soprattutto prevede una distribuzione di vasi che non cambia nel tempo. Questo non è quello che succede nella realtà. Nella realtà, quando il tumore cresce, richiama la formazione di nuovi vasi a partire dai vasi esistenti. Quindi con Denise stiamo lavorando appunto per cercare di espandere il modello in questa direzione, e vi racconterà un po' cosa stiamo cercando di fare assieme. Ah, giusto, il microfono. Ok. Perfetto. Allora, sì. Come diceva Chiara, appunto, io di recente mi sto occupando di modelli per l'angiogenesi, quindi per la formazione di questi nuovi vasi sanguigni a partire da vasi sanguigni preesistenti. Per capire, diciamo, come modellizzare la crescita di questi vasi sanguigni, dobbiamo partire da quello che ci dice la biologia. La biologia ci dice che la massa tumorale emette un certo fattore chimico che stimola le cellule endoteliali dei vasi già presenti a moltiplicarsi e a formare nuovi capillari. Come avete già visto prima, noi questa frase dobbiamo trasformarla in un'equazione, in un modello matematico, in modo da potercene fare qualcosa. E il modello matematico che corrisponde a questa affermazione ce l'avete qua in basso. Vedendolo così
sembra che non ci dica assolutamente nulla, però in realtà con un po' di esperienza si impara a leggere un'equazione di questo tipo esattamente come si legge la frase in italiano sopra. Perché qua cosa ci stanno dicendo? G è il nostro fattore chimico, evolve nel tempo, c'è una sorgente che emette questo fattore chimico ed è il tumore. Il fattore chimico diffonde, si consuma in qualche modo e le cellule dei capillari in qualche modo lo metabolizzano. C'è semplicemente scritto questo. Sotto poi abbiamo un'equazione che ci descrive proprio come si spostano in un certo senso, come si, in quale direzione si vanno a sviluppare le cellule. Questo modello è già abbastanza semplice, però per andarlo a risolvere dobbiamo cercare di semplificarlo ancora in qualche modo. Dobbiamo capire a quanto possiamo rinunciare per avere ancora qualcosa che ci vada bene, esattamente un po' come il discorso della mucca sferica e di densità omogenea. Allora, innanzitutto dobbiamo capire come modellizzare un capillare. La prima cosa che possiamo fare è rappresentare i capillari come dei tubi cilindrici. E improvvisamente ci sentiamo già tutti un po' meglio perché un cilindro, bene o male, lo sappiamo gestire. La verità però è che qui abbiamo uno zoom su questi capillari, ma davvero ci serve avere dei vasi, dei tubi così ciccioni per rappresentare i nostri capillari? Dipende cosa ci interessa. Se noi facciamo un passo indietro e guardiamo i capillari da un po' più lontano, ci rendiamo conto che in realtà sono molto più piccoli, molto più sottili rispetto a tutto il tessuto che li circonda. Inoltre sono veramente molto sottili e allungati. E questo in qualche modo ci suggerisce un'ulteriore semplificazione, ovvero rappresentiamoli semplicemente come dei segmenti. Diciamo è abbastanza intuitivo che risolvere un sistema su un segmento sia più facile che risolverlo in un cilindro tridimensionale. E quindi, diciamo, questo ci è molto molto utile. Chiaramente bisogna però bisogna andare a chiedersi quale è, diciamo, il reale errore che andiamo a commettere nel fare questa assunzione, perché chiaramente non è al 100% realistico. E ci sono diversi lavori che approcciano questa problematica dal punto di vista proprio matematico, andando a vedere qual è l'errore che viene introdotto rinunciando completamente alla tridimensionalità dei nostri vasi. Inoltre, una volta che abbiamo queste linee, avremo dei problemi da risolvere che presuppongono che ci sia uno scambio di qualcosa tra i nostri capillari e il tessuto circostante. E quindi la domanda da porsi a questo punto è: esistono delle tecniche matematiche che mi permettono di accoppiare un problema 3D con un problema 1D? La risposta fortunatamente è sì, a patto che si facciano delle ipotesi e delle assunzioni adeguate sulle proprietà della soluzione della nostra equazione. Allora, quindi passando dalla frase in italiano al modello matematico, abbiamo tradotto il nostro modello, sostanzialmente la nostra frase, in matematichese. Però per andarla a risolvere non ci possiamo fermare lì, dobbiamo in qualche modo renderla digeribile ad un computer, proprio perché non vogliamo andarla a risolvere a mano, ok? Vogliamo qualcosa che ci aiuti. E questo è sostanzialmente il passaggio della discretizzazione, di cui vi ha già parlato Chiara prima, quindi l'idea è: scegliamo un insieme finito di punti in cui andare a risolvere il nostro problema, perché anche in questo cubetto, per quanto sia piccolo, se è continuo, il numero di punti è chiaramente infinito. Esistono diverse tecniche per discretizzare i problemi. Una volta che abbiamo la forma discreta dell'equazione, vi è, diciamo, la fase di scrittura del codice. Esistono tantissimi linguaggi di programmazione e molti vi vengono presentati durante il corso di laurea in ingegneria matematica e matematica per l'ingegneria, C++, Python, MATLAB, ok? E l'idea è proprio di andare a scrivere un programma che ci permetta di automatizzare la risoluzione dei problemi. Ok, una volta capito un po' il gioco con il fattore chemotattico, col fattore chimico, si possono simulare tantissime altre cose sulla nostra rete. Ad esempio, possiamo andare a simulare la distribuzione della pressione del sangue. E questo ci torna utile poi invece per andare a vedere, ad esempio, come viene trasportato l'ossigeno dalla nostra rete capillare.
Sono sempre equazioni che, vabbè, si complicano sempre di più, ma ormai il gioco l'avete capito. Lì c'è solo scritto in matematichese qualcosa che in realtà poteva essere scritto in italiano e che per il momento probabilmente vi sembrava più facile in italiano, però quando uno poi prende dimestichezza anche l'equazione, diciamo, contiene tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Quindi vi faccio vedere qui a lato, sostanzialmente, perché per adesso abbiamo parlato solo di come modellizzare i capillari, però non li abbiamo davvero visti crescere. Qui a fianco abbiamo un video tratto da una simulazione di una rete capillare che sta crescendo, vedete, da 6 punti, vi è una sorgente tumorale nel centro e la parte, diciamo, di tessuto che diventa sempre più rossa è perché sostanzialmente la concentrazione di ossigeno va a crescere in quella zona, perché il tumore va a fare crescere la rete vascolare perché vuole avere nutrienti, non solo ossigeno, ok? Potremmo aggiungere ancora tantissime altre equazioni e andare a simulare tutte le quantità che vi possono venire in mente. Una volta capito il gioco, si tratta solo di attaccare nuovi pezzi. Come però diceva Chiara prima, noi adesso abbiamo trattato più una parte legata alla biologia, però i modelli matematici intervengono in tantissimi altri ambiti. Uno di questi invece è quello legato maggiormente alla geologia, del quale invece vi parlerà Stefano Cialò. Allora, buon pomeriggio. Diciamo che quello che vorrei fare adesso è non tanto spiegarvi appunto la simulazione dei modelli geologici, no? Ma più che altro cercare di presentarvi il ruolo, no? Di uno che fa modelli e simulazioni di fenomeni complicati. E tra i fenomeni complicati, uno tra i più complicati che si possa immaginare è proprio la simulazione del sottosuolo, di quello che succede sotto i nostri piedi. E magari ne avete già un'idea, ma le applicazioni per le quali uno studio accurato del sottosuolo è importante, sono tantissime. Sicuramente avete in testa l'estrazione dei combustibili fossili, no? Di cui oggi non si fa altro che parlare, no? Il petrolio, il gas. Già quando si parla di gas ne esistono tantissimi tipi. Gli Stati Uniti hanno scoperto una miniera d'oro quando hanno capito che andando molto più sotto nel terreno e spaccando un po' le rocce a grande profondità potevano estrarre un sacco di gas e in realtà si presuppone quantità inimmaginabili di gas. Certo, bisogna spaccare il terreno, però diciamo, se uno non si fa troppi problemi lo può tirare fuori. Altre applicazioni, sempre parlando di gas, e anche questo è un problema molto attuale, anche l'Italia lo fa, quando il gas costa di meno ne compriamo tantissimo e lo dobbiamo conservare. Dove lo conservi il gas? Certo non lo puoi mettere nella cantina di qualcuno, non lo puoi mettere in delle taniche enormi, non lo puoi mettere in delle bombole perché dovremmo riempire l'Italia di bombole di gas, lo mettiamo sottoterra. Da dove? Nelle cavità sotterranee, in alcuni posti idonei che sono stati identificati, si pompa il gas metano a grandissima pressione, ma dobbiamo essere sicuri che non vada fuori, perché altrimenti immaginate il disastro che potrebbe succedere. E poi lo ritiriamo fuori quando ci serve. Geotermia, pompiamo acqua nel sottosuolo, non immaginate il piccolo impianto domestico dove magari avete lo zio che ha la sonda, che pompa acqua sottoterra e la ritira su calda. No, immaginate un grande impianto geotermico. Cosa fa? Sfrutta le fratturazioni che naturalmente esistono nel sottosuolo, pompa acqua fredda e magari a centinaia di metri di distanza, se non a chilometri di distanza, la ritira su, queste enormi quantità di acqua, le ritira su più calde e ne estrae temperatura. Stoccaggio di scorie nucleari, ha un'altra applicazione importantissima. Oppure lo studio di che cosa può succedere alla superficie terrestre a causa di quello che c'è nel sottosuolo, quindi ad esempio frane, erosioni, oppure l'acqua, la gestione delle falde acquifere,
gli inquinanti che utilizziamo dove vanno a finire? Andranno a finire nell'acqua che beviamo? Non andranno a finire nell'acqua che beviamo? Con che tempi? Quindi le applicazioni sono innumerevoli. Il problema è difficilissimo. Quanto più difficile di quanto si possa immaginare. Perché quali sono i motivi della complessità? Prima di tutto la complessità geometrica. Il sottosuolo non è un corpo omogeneo, eh? È pieno di materiali di composizione diversa, è pieno di spaccature, di fratture, e poi soprattutto è un dominio cosiddetto multiscala. Cosa vuol dire un dominio multiscala? Ne ha parlato anche, già anticipato qualcosa, i discorsi di Chiara e Denise già contenevano, no, questa parola, e probabilmente l'hanno anche già usata, ma vuol dire che se vado a guardare nel piccolo trovo strutture di interesse a tutte le dimensioni che vado a guardare, in cui vado a guardare. Se ingrandisco tantissimo trovo delle strutture, e queste strutture sono fondamentali per descrivere il fenomeno di interesse. Se prendiamo un pezzo di terra, un pezzo di sottosuolo, immaginate questo, un blocco di chilometri di lunghezza per lato, ci sono queste enormi spaccature che sono le faglie, ad esempio, che possono essere lunghe chilometri e larghe decine di metri, ad esempio. E poi prendo un pezzetto di terra più piccolo, allora in quel pezzetto di sottosuolo ci sono ancora delle fratture più piccole e del materiale poroso circostante, finché vado a guardare fino nel microscopico e scopro che una roccia in realtà altro non è che una serie di piccoli fori circondati da del materiale invece impermeabile. E tutti questi oggetti geometrici contribuiscono, se pensate ad esempio al problema del moto di un fluido nel sottosuolo, tutti questi oggetti geometrici contribuiscono in qualche modo al fenomeno che voglio simulare e voglio rappresentare. Oltre alla complessità geometrica c'è un altro livello di complessità, un altro mondo, il mondo del fenomeno fisico che voglio rappresentare. Anche qui posso rendere il gioco difficile quanto voglio, ok? Olio e acqua, se parlo di petrolio, sono due liquidi che non si mescolano l'uno nell'altro e quindi compongono due fasi che nel sottosuolo coesistono, ad esempio. La stessa cosa, l'anidride carbonica e l'acqua. Di questa applicazione ho dimenticato di parlarvene, ma una delle idee per ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera è comprimerla e pomparla sottoterra e dimenticarcene. Se ce ne dimentichiamo, se non va via per un tempo sufficientemente lungo, poi precipita, finisce nelle rocce e non dà più fastidio. Quindi l'idea è valida, ma ci sono un sacco di complessità per gestire questa cosa. Quindi ci sono più fasi diverse che coesistono, ad esempio, e che vanno trattate. Esistono, cioè avvengono reazioni chimiche nel sottosuolo, precipitazione, dissoluzione di sali, precipitazione di sali o altri tipi di reazioni. Trasporto, alcune sostanze vengono trasportate nel sottosuolo in modo passivo dal moto dei fluidi, ad esempio. Deformazioni meccaniche, la terra, il sottosuolo non è immobile, sappiamo tutti, si muove in Italia, è una zona sismica e quindi siamo ben a conoscenza di queste. Allora il modello che dobbiamo creare deve tenere in considerazione in maniera sufficientemente accurata gli aspetti di complessità che ci servono. E allora il modello deve in qualche modo riprodurli. Come si fa? Qua si studia ci si fa venire un'idea. Ad esempio, per gestire le complessità geometriche è possibile ricorrere a delle tecniche di mediazione, di tecniche di calcolo di medie, adesso voglio farla più semplice possibile, e ridurre gli oggetti la cui dimensione è sufficientemente piccola, eliminare quella dimensione troppo piccola, che mi sarebbe difficile andare a rappresentare all'interno del mio modello. Allora le fratture, soprattutto quelle più piccole, posso farle diventare dei piani, facendo collassare il loro spessore a zero e sostituendo però questo spessore collassato con un'opportuna equazione matematica. Le intersezioni fra due fratture, che sono degli oggetti molto allungati e di sezione piccola, posso farli collassare in degli oggetti monodimensionali e di nuovo andare a introdurre un'equazione che descriva il loro comportamento. Allora, facendo tutto questo, si arriva a un modello che in gergo si chiama
modello a fratture discrete e matrice brocciosa porosa. Il modello è ancora, ha ancora un livello di complessità enorme. Questo, ad esempio, è una realizzazione di un modello con fratture. Quella che vedete rappresentata in grigio è la matrice rocciosa, quindi le rocce, e quelle in blu sono le fratture che attraversano queste rocce. E se vogliamo andare a risolvere questo problema su un computer, il computer non capisce il concetto di infinito, di continuo, dobbiamo discretizzare, come già è stato detto, e dobbiamo fare in modo che tutti questi oggetti geometrici parlino tra di loro. Ma la realtà è ancora più complicata. Allora, se io devo trattare un problema di interesse pratico, devo trattarlo in maniera adeguata. Allora, questo che vedete a sinistra è la foto satellitare di un fiordo in Norvegia. Okay? La Norvegia ha grandissime risorse petrolifere ed è estremamente interessata a una gestione ecologica ed efficiente del sottosuolo. Allora, cosa si fa? Dall'immagine satellitare si costruisce una disposizione realistica delle fratture che si vedono affiorare sul sottosuolo, che è questa immagine al centro, e poi ci si immagina come le fratture in realtà stiano sottoterra. Ci si immagina, come facciamo a immaginarcelo? Ci sono degli studi, delle indagini del sottosuolo, si fanno carotaggi, si studia la storia geologica di quel determinato sito, ma più di un certo punto non si riesce a fare. Perché? Perché non riusciremo mai a conoscere esattamente come è fatto il sottosuolo. E allora, ulteriore complessità, i dati che abbiamo a disposizione non sono deterministici, ma dobbiamo fare i conti con dei dati che sono distribuzioni di probabilità di qualcosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un certo punto c'è una certa probabilità che ci sia una frattura, in un altro punto c'è una certa probabilità che quella frattura abbia quell'orientamento piuttosto che un altro. E di conseguenza il risultato sarà una distribuzione di probabilità del dato che mi interessa. Ok? Cerco di darvi un'idea. E allora poi, se uno considera sufficientemente il livello di complessità, riesce a fare delle simulazioni che possano essere realistiche. In questo caso c'è una simulazione di come una sostanza, un fluido, si disperde in un reticolo di fratture. In questa frattura verticale viene pompato e eravamo interessati a sapere quanto ne sarebbe uscito da quest'altra frattura a quest'altra posizione. E quanto invece sarebbe stato perso per sempre nel sottosuolo, ad esempio. Quest'altra simulazione è analoga, però tiene in considerazione non solo le fratture, ma anche il contributo delle rocce che stanno attorno, che potrebbero sembrare impermeabili, ma in realtà impermeabili non sono, perché se ricordate hanno tutti quei micropori all'interno dei quali il flusso può entrare, o dai quali il flusso può uscire. Se pensate agli statunitensi che vi ho detto prima, quel gas sta proprio dentro questi micropori delle fratture, per questo le devono andare a spaccare per tirarlo fuori. E quest'ultima simulazione che vi presento è invece che cosa succede quando ci sono più fasi che si spingono l'una con l'altra perché non si mescolano tra di loro. Anche in questo caso la complessità non è solo geometrica, ma c'è anche un fenomeno fisico di grande rilevanza ed interesse. Bene, con questo io ho terminato. Spero di avervi un po' incuriosito sul mondo al quale noi siamo così appassionati. E adesso lascio la parola a Stefano per... immagino una breve presentazione del... Allora sì, come prima dirò solo due parole un po' a caso. Allora sì, avete visto un po' di applicazioni che riguardano l'aspetto modellistico e di simulazione, che per noi è un po' una categoria che racchiude un certo numero di insegnamenti, di attività, di ricerca presenti nel Dipartimento. Il corso di laurea, parliamo prima del corso di laurea appunto triennale, si chiama Matematica per l'Ingegneria ed è un corso di laurea di matematica, nella classe di laurea di matematica, ma la matematica viene studiata
e c'è una forte focalizzazione sulle applicazioni della matematica. Quindi si differenzia dagli altri corsi di matematica che potete trovare in qualunque università italiana per il fatto che c'è una forte focalizzazione su vari tipi di applicazione, finalizzata per esempio a simulazioni, la costruzione di modelli e simulazioni di questo tipo, ma anche a molto altro. Nella presentazione che c'è stata prima c'erano aspetti che riguardavano invece la statistica nella farmacologia, nella validazione dell'efficacia dei farmaci, nello studio delle possibili controindicazioni, nella suddivisione dei gruppi dei pazienti su cui testare i farmaci, eccetera. Dietro tutto questo non c'è improvvisazione, c'è una profonda conoscenza matematica e statistica che fa parte in un certo senso del nostro background, perché ci sono gruppi di ricerca all'interno del dipartimento che si occupano di queste cose, e queste cose anche le insegniamo ai nostri studenti, diciamo in modo diverso tra appunto insegnamenti della laurea e della laurea magistrale. Il corso di laurea che segue la laurea triennale in matematica per l'ingegneria si chiama Ingegneria Matematica. Il nome, appunto, ingegneria e matematica sono permutati, ma e questo ha un significato, nel senso che nella laurea triennale per noi la cosa importante sono le basi matematiche, quindi la costruzione di solide basi matematiche trasversali che occupino un po' tutti i settori della matematica. Nella laurea magistrale invece siamo molto più interessati agli aspetti applicativi, cioè alle conoscenze di contesto, cioè dove tu vuoi applicare la matematica, perché devi conoscere il problema a cui vuoi applicare la matematica e applicarla nel modo corretto. E quindi, appunto, devi avere delle solide conoscenze matematiche, ma anche delle conoscenze di contesto. Le conoscenze di contesto, diciamo, presenti nei nostri insegnamenti spaziano dalla modellistica della simulazione, dalla statistica, dallo studio delle reti, reti di calcolatori, reti sociali, reti di mobilità, traffico, eccetera, e quindi anche la risoluzione di problemi tipo quello della centralità. Cioè, se pensate anche per esempio al fatto che quando fate una ricerca su Google, Google a seconda di quello che state cercando vi proponga certe risposte per prime e altre successive. Ecco, quello non lo fa a caso, non lo fa una mente superiore che vi legge nel pensiero e sa che voi state cercando quello piuttosto che un'altra cosa. Dietro c'è tutta una struttura matematica, algebrica e geometrica, che dà una gerarchia dei nodi della rete collegati a un certo tipo di interessi. E poi ci sono delle conoscenze statistiche, e quindi delle informazioni che vengono dai dati, che dicono che, diciamo, statisticamente le persone che fanno questa serie di ricerche sono interessate a quello e quindi vi propone una certa risposta. Quindi, se volete, anche quello che si chiama intelligenza artificiale, non c'è nessuna intelligenza artificiale, c'è una profonda intelligenza umana che ha formalizzato molte di queste cose in algoritmi matematici e statistici, basati appunto su strumenti matematici e statistici, e vengono utilizzate in quel contesto, quindi magari anche vestite in modo diverso, però nel cuore c'è sempre matematica o statistica. Quindi, diciamo, la laurea in matematica, ingegneria matematica, e poi abbiamo il dottorato, appunto, successivo, per chi è interessato, che è un dottorato di matematica pura e applicata. Appunto, è un dottorato in consorzio con l'Università di Torino e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica, e quindi diciamo in quell'ambito, se uno è più interessato alla matematica teorica, un po' fine a se stesso, può coltivare quegli interessi; se uno è interessato a molti tipi di applicazioni, può applicare la matematica alle applicazioni che gli interessano di più. Per concludere, volevo solo farvi condividere con voi un paio di riflessioni che, diciamo, ovviamente a me piacciono molto e quindi mi piace condividerle con voi e con gli altri. La prima riflessione è legata alla, c'è un celebre aforisma, eterna gioventù della matematica. Cioè,
voi studiate matematica e quello che studiate oggi è sicuro che vi servirà per sempre. Cioè, nella storia dell'umanità non c'è mai stato uno strumento matematico che è diventato vecchio. Cioè, tutto quello che abbiamo imparato nella storia lo usiamo ancora oggi. Mi piace fare l'esempio delle equazioni, dei metodi di risoluzione delle equazioni di secondo grado. Okay? Questi metodi sono arrivati in Occidente intorno all'800 d.C. su un libro che arrivava dal Medio Oriente, portato in Occidente da un personaggio che si chiamava Al-Kawaziri, che era bibliotecario della biblioteca di Babilonia, che peraltro Al-Kawaziri è quello che ha dato il nome agli algoritmi. Algoritmi vengono proprio dal nome di questo personaggio. Ecco, lui aveva portato in Occidente questo libro e su quel libro c'erano queste regole di risoluzione delle equazioni di secondo grado. Per quanto questa roba risalga a più di un millennio fa, le usiamo ancora oggi. E così, per tutti gli altri aspetti della matematica, non c'è niente che viene buttato via. Nella storia c'è una crescita continua. Il secolo scorso ha visto l'esplosione di una parte, che è l'analisi funzionale, che era legata alla necessità di descrivere tutti i fenomeni quantistici, la meccanica quantistica. Quello ha posto dei problemi nuovi e matematici hanno elaborato dei nuovi strumenti, che peraltro poi, diciamo, indirettamente stanno nascosti dietro a molte delle simulazioni che avete visto qua, nel senso che quegli strumenti che erano nati per la meccanica quantistica poi in realtà sono stati utilizzati anche in molti altri contesti, perché erano legati a particolari tipi di equazione. Ecco. Poi l'altra cosa che mi piace condividere è questa, cioè la matematica dà una descrizione dei fenomeni reali attraverso delle equazioni. Le stesse equazioni, che sono il vero strumento, poi si usano in diversi contesti. Pensate, avete visto nominare la diffusione. Allora, la diffusione delle cellule tumorali nei tessuti, la diffusione di una sostanza all'interno del sottosuolo, okay? Oppure all'interno di un fluido. Ecco, magari una è la concentrazione di un inquinante, se volete la concentrazione dell'anidride carbonica nell'acqua, oppure è la diffusione della radioattività, che si propaga da scorie stoccate nel sottosuolo. Le altre sono le cellule tumorali, oppure nutrienti per le cellule di un qualche tessuto. Ecco, queste cose molto diverse tra loro sono tutte descritte dalla stessa equazione. E il bello della matematica è che nel momento in cui una persona ha imparato a trattare quell'equazione la risolve sempre nello stesso modo, con gli stessi strumenti, per descrivere fenomeni completamente diversi, anche finanziari. Cioè, ci sono modelli finanziari che usano le equazioni di fusione per descrivere certe quantità. Quindi, diciamo, la bellezza della matematica è che riesce in un certo senso ad astrarre dall'applicazione concreta e a guardare all'essenza del fenomeno e quindi a portarci a studiare la vera parte importante, cioè quella, la caratteristica dell'equazione che descrive quel particolare fenomeno. Una volta che uno ha imparato a trattare quel fenomeno, può trattare tutti i fenomeni che sono governati dalla stessa equazione, quindi dal mondo della finanza, della biomedicina o di quello che vi può venire in mente. Insomma, poi i tipi di sono nelle equazioni differenziali, appunto, ci sono pochi fenomeni fondamentali: la diffusione, la reazione, il trasporto, che poi avete visto tutti nelle equazioni di dentro. Ecco, poi diciamo stazionario o non stazionario, e poi abbiamo finito, come dire, la tassonomia delle caratteristiche fondamentali delle equazioni differenziali. Poi appunto ci sono vari bilanciamenti tra queste cose, ma diciamo, come matematici, una volta che avete imparato a trattare quelle cose, sapete trattare un po' tutto. Non so, adesso mi fermerei qui, vi chiederei se avete delle domande, delle curiosità, mi farebbe piacere rispondere, o magari anche rispetto alla presentazione che è stata fatta prima.
non avete, no. Cercate di vincere anche questa reticenza a fare domande, perché insomma, è molto più bello anche insegnare e apprendere con un modo più interattivo, non, come dire, unidirezionale, o insomma, diciamo, è bello anche interagire, ecco, con le persone. Quindi non avete proprio nessun dubbio? Prego. Allora, questa figura, diciamo, finiscono, i nostri studenti finiscono per fare quello che vogliono, per fortuna. Quindi, diciamo, se a uno piace quello, siamo contenti che lo possa fare. Ecco. Data science è, diciamo, una cosa intermedia tra, diciamo, matematica e informatica, nel senso che è l'uso, è l'estrazione delle informazioni dai dati. La sostanza è quella. L'informazione dai dati viene estratta per vari scopi, quindi si può fare data science su dati, appunto, biomedici o su dati completamente diversi. Ecco, all'essenza però anche qui ci sono delle conoscenze matematiche e statistiche, cioè ci sono dei metodi statistici e anche qui dei metodi algebrici o geometrici che consentono dai dati, dalle osservazioni, di estrarre delle informazioni da utilizzare in vario modo. Questa attività, diciamo, ha un'essenza profonda matematica statistica e poi viene fatta attraverso degli strumenti informatici, ovviamente. Quindi è fondamentale anche l'uso e l'interazione con il calcolatore. E, diciamo, questo, anche di questo aspetto, diciamo, noi siamo ovviamente consapevoli e cerchiamo di coltivare anche queste conoscenze. Poi, diciamo, recentemente c'è stato tutto un trend di sviluppo, adesso voi avete visto questa presentazione, che rispecchia un po' l'ottica di descrizione della realtà model driven. Ok? Quindi io ho un modello che descrive la realtà, quindi cerco di descrivere i fenomeni attraverso le equazioni che so che descrivono bene quel tipo di fenomeni. Poi c'è tutto un altro mondo che è abbastanza recente, che è il mondo data driven, cioè, cosa che io non condivido moltissimo, però facciamo finta di non sapere niente di quello che abbiamo imparato negli ultimi millenni e cerchiamo di estrarre le informazioni solo dai dati, cioè facciamo tante misure e poi cerchiamo di costruire i modelli solo dai dati, ok? Che è un po' quello che si fa necessariamente in certe circostanze con data science, perché appunto quando non hai un modello, una conoscenza del fenomeno, non puoi che affidarti ai dati. D'altro canto, però, diciamo, c'è tutta una serie di altre situazioni in cui noi abbiamo una conoscenza profonda dei fenomeni fisici che stanno dietro queste cose, e quindi buttarla via è un po' è scorretto. Quindi, diciamo, la cosa migliore è cercare di fondere, usare i dati. Per esempio, sulle fratture, noi abbiamo delle misurazioni che ci danno delle distribuzioni di probabilità di come saranno disposte dense nello spazio. Ecco, ovviamente non, diciamo, possiamo fare delle misure e poi ricostruire in modo indiretto queste informazioni, ma non sapremo mai esattamente qua sotto a 1000 metri di profondità come sono messe le fratture e che tipo di materiale c'è. Perché anche se faccio un carotaggio, quando faccio il carotaggio spacco la roccia, quindi quello che tiro su non è quello che c'era prima che io facessi il carotaggio. Però insomma, se uno combina le conoscenze fisiche, le conoscenze, diciamo, statistiche, riesce a fare poi un buon lavoro. Prego. Dopodiché viene coperto, io potrei fare
oramai nessuno fa per mandare la sonda su Marte fa in data di vita, perché c'è la legge, ovviamente, per toccare quella terra, ma anche una quinta che va più fortunino. Comunque, tornando poi all'aspetto occupazionale, diciamo, essendo la nostra magistrale molto ramificata, quindi cercando di coprire veramente tutti i settori tecnico-scientifici, i nostri studenti sono andati poi a lavorare veramente ovunque, dal mondo finanziario, assicurativo, bancario, industriale, nei settori meccanico, aerospazio, civile, ambientale, insomma, poi mi viene informatico, sviluppatore di codici, creano codici di simulazione, quindi abbiamo studenti che veramente sono andati a lavorare ovunque. E l'altra cosa che appunto ci tengo molto a dire è che i nostri studenti trovano lavoro molto facilmente. Purtroppo sappiamo che cominciano a trovare lavoro molto facilmente ancora prima di laurearsi alla triennale, perché ci sono molte aziende che li vanno a cercare ancora prima che si laureino alla laurea triennale. Ma a maggior ragione noi abbiamo molti contatti con aziende che cercano nostri studenti della magistrale, ma purtroppo non sono abbastanza. Quindi, se volete, la richiesta di figure di questo tipo è molto forte ed è molto superiore anche all'offerta, nel senso che abbiamo appunto un numero di laureati che non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste che ci vengono fatte già direttamente. Poi ci sono anche quelle che appunto avvengono nella normale dinamica di ricerca del lavoro, di cui siamo felicissimi, ecco. Quindi questo è un aspetto molto importante che si ricollega all'inizio della sua domanda, alla precisazione che ho fatto, cioè essendo così forte la domanda, c'è l'opportunità per gli nostri ex studenti laureati di andare a lavorare poi nel settore che più gli piace. E questo secondo me è la cosa più importante, perché poi uno della vita deve fare quello che gli piace. E quindi, diciamo, dare l'opportunità di farlo, secondo me, è una cosa che ci rende molto fieri e contenti. Se avete altre domande, se non avete domande, se uscite dalla porta là sopra, ci saranno dei nostri, insomma, dottorandi con cui magari potete parlare e vi regalano anche la penna che abbiamo stampato col logo del collegio.